Siamo con alcuni corridori di questa. Di altissimo livello. Lei, ad esempio, di dov'è? Noi da Palmi veniamo. E siete venuti a Samo per gareggiare in questa. In questa escursione di altissimo livello fatta da Antonio Macri. Sì. Domenico. Con degli amici qua. Antonio Domenico Macri. Quanti nomi ha? Ne ha tre o quattro di nomi. Sì, che eccolo qua. Ciao, eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Abbiamo Mariangelo, uno del più forte del gruppo. Quanti anni hai, Mariangelo? Non si dice. No, no, 35 e il 23 febbraio, sto martedì. Non si dice. Complimenti. Grazie. Da quant'è che fai questo sport? Tre anni. Come mai ti sei appassionata a questo, che ne so? No, semplicemente la bicicletta era sempre una passione, però da 3 anni sono riuscita a dedicarmi un attimino di più. Ho capito. Tu anche tu sei di Palmi? No, io vengo da Reggio. Da Reggio? Addirittura. In pratica sono nata sotto... Una buona stella. Le direttive del mio capitano Pietro Vangelo. Ah, va bene. È lui. Piacere, buongiorno signor capitano. Buongiorno. Che bella buongiorno. Abbigliamento stamattina. conosceva già Samo? Quella sì, prima sì, cioè, da diversi anni. Quindi facevo anche delle escursioni così, anche del trekking, mi piace la natura, e quindi quando posso, normalmente io faccio agonismo, però quando ci sono questi eventi di spessore di rilievo allora partecipo volentieri. Benissimo. Perché vedo che c'è proprio una fetta ora di partecipazione di ciclisti che normalmente non fanno agonismo e lo fanno esclusivamente per il piacere di fare queste escursioni, quindi sono piacevolmente soddisfatto di questo fatto, proprio che stia aumentando questo settore qua. Benissimo. Perché parallelamente oggi ci sono organizzati due eventi, uno di agonismo e questo escursionista. Infatti. Tutti quelli che fanno agonismo non sono qua presenti, però nonostante ciò vedo che c'è un buon afflusso, una bella partecipazione. Va bene, sembra che siate pronti per la partenza, buona giornata e buon divertimento. Grazie.